Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Insieme a me, come sempre, il libraccio di metodo Stats for Bets che continua a lasciarmi grandi soddisfazioni, a darmi grandi soddisfazioni, soprattutto grandi soddisfazioni dovute ai vostri commenti, alle vostre mail, alle vostre recensioni. Mille, mille grazie per tutti quelli che spendono due parole per scrivermi che li ho aiutati. Che stanno provando il metodo e l'ha aiutato a vincere delle giocate, insomma, super grazie veramente. L'ho lanciato via perché tanto ormai lo conoscete, non c'è bisogno di tenerlo troppo tra le mani. Allora, di che parliamo oggi? Parliamo di Serie A perché ci riapprocciamo al terzo turno di campionato. La pausa delle nazionali, per quanto volete, io la odio, anche se nel gruppo Fightbet è andato bene lo studio di alcune partite, insomma, con le nazionali non siamo andati male, però io non le sopporto, preferisco troppo troppo i campionati e quindi sono super contento che sia finito questa prima parte dei nazionali, perché poi già tra un mese si rinterrompe di nuovo, due coglioni. Allora, terza giornata di campionato, si parte sabato con un big match che è a Fiorentina-Juventus e poi ce la portiamo fino a lunedì sera con Torino-Lecce. Prima di vedere tutto, ovviamente, ci vediamo la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo. Allora, abbiamo detto Fiorentina-Juventus è il match con cui si comincia. È un match veramente molto interessante. Vedremo Ribéry contro Cristiano Ronaldo. Fatemi fare una parentesi. Qualche video fa, un paio di video fa, ho fatto vedere la mia squadra. Anzi, no, non un paio di video, ma un paio di post fa. Ho fatto vedere la mia squadra del Fantacalcio chiedendovi di commentarla. Ci sono stati dei commenti super positivi, ma ce ne sono stati anche altri super negativi. Cioè, uno mi ha scritto proprio che avevo fatto una squadra di pippe, mentre io ero tutto contento che c'avevo comunque Ribéry, Orsolini, Immobile, insomma. Fatemi sapere se vi va, andate dietro nei post, non nei video, nei post, c'è una foto con la mia rosa. Se mi fate sapere cosa ne pensate, siamo in 10 a partecipare, quindi la rosa si basa anche su quanti sono i partecipanti. Fatemi sapere che ne pensate. Allora, Fiorentina-Juventus, la vediamo al superfoglio perché comunque è il big match di giornata e faccio un video a parte solo per Fiorentina-Juventus. Andiamo poi a vedere Napoli-Sampdoria. Napoli-Sampdoria potrebbe essere, secondo me, già il biglietto di saluti per Di Francesco, perché la Sampdoria ha cominciato malissimo, ha preso la scoppola in casa con la Lazio, ha preso una scoppola addirittura peggiore nella partita successiva e quindi sta messa veramente a tocchi, ha preso 4 gol a Sassuolo. Il Napoli viene invece da 2-3 a 4, non so quante volte possa capitare di seguito di fare 4-3 e poi 3-4, due volte consecutivamente. Se vogliamo fare una scommessa pazza, mettiamoci un altro 4-3 stavolta a favore del Napoli, ma è ovviamente 2 euro buttate perché non capiterà mai. Comunque il Napoli deve riprendersi dallo shock causato dall'autogol di Koulibaly. Esito 1, neanche a starci a perdere tempo. Ah, mi sono reso conto solo adesso che non ho attivato la registrazione dello schermo. Te la attivo subito, almeno vedi anche tu quello che vedo io. Te la metto adesso. Ok, allora abbiamo detto Napoli-Sampdoria, quindi esito 1 e secondo me un paio di gol. Non ci andrei a mettere troppi gol in mezzo perché è vero che la Sampdoria ha una difesa monster praticamente. Però diciamo dai, un paio di gol over 1,5 siamo più tranquilli. Inter-Udinese, anche qui vediamo le quote piuttosto basse, super favorita l'Inter. L'Udinese ha perso una brutta partita in casa contro il Parma, dopo aver fatto 3 punti con il Milan, il match col Parma era un'ottima indicazione, un'ottima possibilità per fare il sesto, per fare subito 6 punti, seconda vittoria. Invece ha perso malamente. L'Inter in questo momento non c'ha nessun limite.
quindi la vittoria dell'Inter ce la possiamo mettere tranquillamente. Anche in questo caso andrei con un paio di gol, non oltre, per non lo so, anche dopo le nazionali, boh, è sempre difficile fare un'analisi dopo le nazionali. Fare un'analisi dopo le nazionali di un campionato appena cominciato, solo due partite, diventa veramente difficile. Quindi sia Napoli che Inter vincono, ma ci metterei un paio di gol, non di più. Genova-Atalanta, questa diventa già un match difficile da analizzare, lo vediamo anche dalle quote molto alte. Allora, l'Atalanta ha perso in casa col Torino. Aveva cominciato male con la Spal perché stava sotto 2-0 e poi l'ha ribaltata. Invece col Torino ha cominciato male e ha finito male. Il Genoa, c'è questo 3-2 con l'Entella subito, che però non capisco che è. Che campione, era un amichevole, ok. Il Genoa ha perso un amichevole 3-2 con l'Entella, questa la sorvoliamo. Ha fatto vedere una bella squadra contro la Roma e ancor di più contro la Fiorentina, vincendo. Secondo me il gol del Genoa ci sta assolutamente, purtroppo, visto che quest'anno ho scelto Gollini come portiere. Poi via, io poi dico, puoi prendere uno che si chiama Gollini in porta, cioè quanti ne prenderà? Una miriade, vabbè. E mi piace l'esito gol perché comunque il potenziale offensivo dell'Atalanta è notevole, quindi su questa non mi saprei sbilanciare sulla 1x2, ma l'esito gol ce lo metterei piuttosto tranquillamente. Vediamo un attimo la quota come me lo indica, però penso che sia a 1,53 una buona scelta. Brescia-Bologna, questo Brescia sta sorprendendo perché ha battuto il Cagliari in trasferta, ha perso, ma non meritava così tanto di perdere con il Milan, cioè se avesse strappato un punticiaccio a San Siro ci potevamo anche stare. E il Bologna, come magari ti ricordi del video precedente, avevo detto vediamo se diciamo l'effetto Mihajlovic prosegue, ha vinto contro la Spal, ha vinto al 93esimo, ma avrebbe meritato di stare in vantaggio già ben prima. Sono due squadre belle gagliarde che in questo momento una X me la rischierei, vediamo un attimo, addirittura le quote danno favorito il Bologna. Non troppi gol, allora, esito rischioso X, esito meno rischioso under 3,5. Me non piace mai l'under 2,5, però vedo alte le quote del gol. Diciamo che under 3,5 mi lascia più tranquillo, però se uno vuole proprio rischiare anche l'under 2,5 ci potrebbe stare. Parma-Cagliari, il Cagliari tra le piccole è probabilmente la sorpresa negativa perché si presentava con questo super centrocampo, praticamente un centrocampo da Europa League, e invece ha perso entrambe le partite in casa, dove solitamente in casa il Cagliari si salva, quindi questa è un pochino più già tosta per il Cagliari, che oltretutto ha perso Cragno, ha perso Pavoletti, è vero che ha preso Simeone, però bisogna vedere come si integra. Vediamo un attimo il Parma che ci dice. Il Parma ha vinto questa bella partita a Udine dopo aver perso senza soffrire troppissimo contro la Juventus, quindi il Parma è in forma. Qua la quota dell'1 è piuttosto alta perché sta a 2,45, però io sta quota la seguirei perché l'1 fisso no, non sarebbe malvagio, 1x se vogliamo stare tranquilli, ma perché il Cagliari diciamo che non può permettersi di perdere, ma in questo momento di inizio campionato ci può stare un momento di sbandata. Io l'1 secco del Parma, un po' rischioso, però non mi dispiacerebbe. Sicuramente 1x è più tranquillo, ecco. Però vediamola come evolve. Come si fa ad utilizzare il picchetto tecnico nelle prime giornate di campionato che non lo possiamo fare? C'è un video apposta, si chiama, mi sembra, il picchetto tecnico nelle prime giornate di campionato, non mi ricordo come gli ho dato il titolo. Ti consiglio di guardarlo perché comunque
ti dà delle dritte utili su come sfruttare la quota di apertura del mercato da parte dei bookmakers, la cosiddetta quota vergine, come dicono quelli bravi, quelli che hanno studiato. Allora, Spalle Lazio, per esempio, qui c'è la Lazio che a 1,66 secondo me è un pochino trappolona, perché la SPAL che ha già perso 2 su 3 non si può permettere un'altra sconfitta. È vero che la Lazio vista con la Sampdoria è stata una grande Lazio, e purtroppo anche quella contro la Roma è stata un'ottima Lazio che meritava sicuramente di più di quanto ha ottenuto nel derby. Però la SPAL non credo che possa permettersi un'ulteriore sconfitta, oltretutto in casa, quindi diciamo che io questa la vedrei più da X2, però se la mettiamo sulla X2 probabilmente la quota diventa troppo bassa, quasi insignificante, e allora se me la devo rischiare vado sulla 1X, se devo fare un ragionamento di questo genere. Se ce la vogliamo vedere dal punto di vista dei gol, è in calo l'over. Allora, siccome la SPAL non si può permettere ste cose, ti dico che l'esito probabilmente mi piace di più è l'esito gol, perché a Lazio potenzialità per fare un gol ce l'ha tutta la vita. SPAL, che non può permettersi quello che abbiamo detto finora, deve farci avere almeno un gol, quindi diciamo che l'esito gol a 1,80 è molto alto, ce lo possiamo rischiare. Abbiamo poi la Roma contro il Sassuolo, la Roma che viene da due pareggi, mentre il Sassuolo ha strapazzato la Sampdoria dopo aver perso non proprio meritatamente con il Torino, non era stato malvagissimo il Sassuolo. La Roma è chiamata subito alla vittoria, perché comunque se con il Genoa un po' gliel'hai regalata perché ogni tiro hai preso un gol, contro la Lazio bisogna dire che ci hanno preso a pallonate. Non ti puoi permettere altri risultati che non sia l'1, e vista la difesa della Roma, io quest'anno quando gioca la Roma partirei in automatico dall'over 1,5. Due gol ci stanno fissi, sia perché comunque ha un buon potenziale offensivo, sia perché c'è una difesa di merda che però registrerà l'ingresso di Smalling. Speriamo che Smalling riesca a fare qualcosa di positivo, però over 1,5 su questa ci sta. Esito più rischioso, il gol del Sassuolo, che però ti ripeto, vista la difesa della Roma, non è neanche così rischioso come possibile esito. Verona-Milan. Il Milan è una bella incognita, ha vinto contro il Brescia, però certo ha vinto 1-0, un po' risicato, sofferto, non gira ancora benissimo, e viene anche dalla sconfitta di Udine prima della vittoria col Brescia. Quindi il Lecce, e il Verona invece viene dalla vittoria sul campo del Lecce e dal pareggio in casa col Bologna. Le quote anche qui sono un po' trappolone secondo me, cioè a 1,61 il Milan c'ha quella quota che dici, beh, è più forte, vince, pagato bene, te la giochi e poi magari strappa un pareggio, quelle cose strane. Essendo la terza di campionato, non ci abbiamo picchetto tecnico, non ci abbiamo quota reale allibrata, io sti esiti due secchi così alti non me li fido troppo. Vediamo un attimo. Aspettati pochi gol, perché è prevalente l'under e è prevalente anche il no gol. Questo è difficilissimo. Il Verona sta andando bene. Ti voglio dare un esito difficile, e allora ci metto il gol del Verona. Tra l'altro al Fantacalcio ho scelto Stepinski come una delle riserve da tenermi lì buono per quando serve, e quindi magari segna proprio Stepinski e vediamo un po' come va. Si chiude con Torino-Lecce, il Torino che è andato a vincere a Bergamo dopo comunque essere stato eliminato dall'Europa League, ha perso
col Wolves sia all'andata che al ritorno, però non ha giocato male, non so se meritava tutte e due le sconfitte, però è partito a bomba in campionato battendo prima il Sassuolo, soffrendo però comunque meritatamente, e poi a Bergamo ha fatto veramente i draghi battendo 2-3 l'Atalanta. Io non ci vedo un altro esito che non sia la vittoria del Torino, per quanto le quote non siano così basse, perché è offerto a 1,50. A 1,50 io il Torino me lo rischierei secco. Uno secco, buono, quando te ricapita. Non vedo perché la quota sia così alta. Tra l'altro ci dovrebbero essere pochi gol. Se uno vuole star tranquillo fa 1x under 3,5, ma io su questa, allo stato attuale, mi giocherei l'1 secco del Torino. È vero che il Lecce innesca diversi giocatori nuovi, c'è Babacar e quant'altro, però a me questo Torino messo così non mi dispiace per niente. Con questo è tutto, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, se ti è piaciuto lascia un like.